Ore 21 in punto, 23esimo appuntamento con Velo, la rubrica interamente dedicata al mondo del ciclismo. Siamo in diretta in questa giornata, per chi ci segue in diretta funestata, e facciamo una piccola parentesi di cronaca dagli eventi purtroppo tragici di Villa Cipressi a Città Sant'Angelo, che vi abbiamo raccontato nel corso della giornata e che faremo anche nei prossimi giorni. Parleremo questa sera di tanti argomenti, perché è andato in archivio il Tour de France, l'edizione del centenario, scontata la vittoria di Chris Froome, ma in discussione la affermazione del keniano bianco. Ma domenica si corre il 67esimo trofeo Matteotti, che è l'appuntamento di riferimento per la nostra regione a livello ciclistico. Parleremo anche poi di ciclismo di casa nostra, per andare a vedere le immagini del Memorial Morgan Capret. Insomma, è una puntata come di consueto molto ricca di argomenti. Io comincio a salutare gli ospiti come di consueto. Parto con Luciano Bottini. Ciao Luciano, buonasera. Buonasera Jacopo e buonasera a tutti. E poi comincio a presentare gli ospiti alla mia destra. A proposito di Matteotti, lui nel 2005 lo ha vinto il trofeo Matteotti davanti a Bailetti e Bagliani, Ruggero Marzoli. Ciao Ruggero. Buonasera, grazie a tutti. Per parlare di trofeo Matteotti non poteva mancare il segretario generale del trofeo Matteotti, Nino Bellonio. Buonasera segretario. Vi abbiamo anticipato del Memorial Capretta, lui è organizzatore non solo di questa manifestazione, anche di tante altre. Infatti ne racconteremo anche un'altra in cui ci ha messo lo zampino anche la sua squadra, di cui ci parlerà Umberto Di Giuseppe, ben ritrovato. Buongiorno. E poi, come detto, c'è anche una manifestazione di giovanissimi organizzata nello scorso weekend. Ne parliamo con Tiziano Onesti. Buonasera, buonasera, benvenuto. Buonasera. E allora, questi sono gli argomenti, sono tanti, speriamo di starci in 90 minuti. Per il momento ci fermiamo, pubblicità, non cambiate canale, inizia Velo numero 23, tra poco. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Taccone Bikewear. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesia e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone, Acqua e Sapone. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manopello, via Vallone 16.
Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Appuntamento numero 23 con Velo, lo vedete il nostro studio con gli ospiti che questa sera saranno in nostra compagnia, ma lo sarete anche voi con questo numero di telefono 392-623-7060 per farci delle domande, considerazioni su quello che è stato, ovvero il Tour de France che ci siamo messi alle spalle, su quello che sarà il trofeo Matteotti di domenica. Tra le altre cose, domenica si prospetta una Pescara bollente dal punto di vista meteorologico, non farà piacere a tantissimi corridori, quelli che magari soffrono particolarmente il caldo. Ne parleremo tra poco, però prima, siccome è andato in archivio il Tour de France ed era il Tour de France del centenario, vittoria di Froome, ne avevamo parlato anche la scorsa settimana come di un pronostico praticamente già scritto, la vittoria del keniano bianco della Sky. Però io, Luciano, con te volevo un po' fare un bilancio di questa edizione del centenario. Tra un po', come di consueto, vedremo le pagelle che facciamo come di consueto alla fine dei grandi giri. Una vittoria scontata, forse sin troppo scontata, nel senso che non so, è mancato quel pizzico di suspense, lotta solo per il secondo posto. Ma diciamo che noi l'avevamo già detto dall'inizio, un Tour de France che si presentava come con appunto Froome grande favorito, ed è riuscito fino alla fine a rispettare questi gradi del pronostico e a vincere alla grande questa edizione numero 100 del Tour de France. Un Tour de France dove questo personaggio ha suscitato anche degli interessi, anche perché il suo modo... Anche troppi interessi. Anche troppi
interessi, il suo modo di pedalare, la posizione in bicicletta, un grande campione con grandi, secondo me anche con qualche difetto tecnico, però il ciclismo cambia, l'evoluzione c'è e ogni tanto arriva anche personaggi nuovi, come era successo l'anno scorso con Wiggins. Quest'anno la Sky ha presentato questo atleta che però dobbiamo riconoscere che non è andato forte solo al Tour de France, quindi una vittoria meritata nel corso di una stagione veramente eclatante da parte di questo grande atleta, e al Tour ha confermato quello che ci aveva promesso. Ci aveva promesso che avrebbe vinto il Tour, lo ha fatto soprattutto sfruttando le due cronometro che ci sono state individuali, lo ha fatto in salita vincendo anche in salita. Probabilmente ci si aspettava qualcosa di più da questa squadra, però aveva un grandissimo gregario come Richie Porte, che in alcune circostanze è stato un gregario veramente fedele ma importante. Sì, tra parentesi, Richie Porte che alla vigilia del Tour de France lo stesso Dario Cataldo ci aveva dato come informissima, disse, ricordo, attenzione perché Richie Porte potrebbe essere davvero l'uomo in più della Sky. Sì, perché in questi anni questo ragazzo giovanissimo, che l'avevamo conosciuto alcune stagioni fa nel mondo dilettantistico, vincitore anche di un Tour dell'Avenir, aveva dimostrato grandissime qualità nelle corse a tappe, e a questo Tour ha dimostrato veramente grande qualità, soprattutto qualità messa in appoggio al suo capitano Froome. Un Tour de France che, per quanto riguarda gli italiani, c'è stata una vittoria veramente emozionante, quella di Matteo Trentin, che però non è sufficiente per una spedizione che secondo me ne usciamo abbastanza sconfitti. A parte questa vittoria bellissima, emozionante, come ripeto, perché veramente quel giorno da questo giovane ragazzo mi sono emozionato a vedere per come ha gestito appunto questo finale di tappa, come ha gestito tutta la giornata in fuga con questo gruppetto di 20 corridori. Quindi, però, come ripeto, è una spedizione in cui ci si aspettava qualcosa in più, magari anche da uomini di classifica. Invece siamo appena nei 50 in classifica generale, quindi è un po' poco per un ciclismo italiano che obiettivamente negli anni precedenti avevamo fatto vedere qualcosa di molto più interessante. Sì. Poi un po' il podio del Tour de France esce dal podio Contador, che fino agli ultimi giorni era secondo in classifica, però entra prepotentemente un colombiano giovanissimo, Quintana, e al terzo posto Rodriguez, un Rodriguez che mi è piaciuto molto in questo Tour de France, perché un Rodriguez che sfrutta la grande la terza settimana, dimostrando anche probabilmente anche molta esperienza ad affrontare un Tour de France. Quindi un podio dove ci si aspettava appunto Contador, che alla fine è sembrato quasi non crederci più, e quindi ha dato proprio l'impressione di vabbè. Sì, non mi interessa il podio. Un Contador che è stato poco convincente, a parte il Tour, ma in tutta l'arco della stagione. In effetti non è stato mai il Contador che si conosceva. Io all'inizio del Tour avevo detto che probabilmente Contador, dall'alto della sua esperienza, poteva aspirare a vincere questo Tour de France, però non è stato mai nella condizione del Contador che si conosce. Quindi Contador quarto in classifica, e purtroppo non lo rivedremo nemmeno alla Vuelta, perché questo fa capire che le sue condizioni fisiche non sono quelle che probabilmente lui si aspettava. Ruggero, io con te, più che sull'aspetto tecnico di questo Tour de France, volevo approfondire una tematica, tra un po' vedremo le pagelle, però il fatto che Froome si sia portato a casa, insomma, una corsa complicata, difficile, forse la più difficile come quella del Tour de France, anche se io continuo a ripetere che è la più difficile del Giro d'Italia,
Però è il sintomo che nel ciclismo attuale, se vuoi vincere corse di questo genere, devi fare solo quelle. Non puoi pensare di fare una stagione con giro, tour, giro, vuelta, tour, vuelta e pensare di essere competitivo sempre. Sì, sì, questa è una verità, è sicuramente una verità. Un'altra verità è che comunque devi avere anche una squadra ideale, giusta, e la Sky ormai sono diversi anni che ha dimostrato che lì dove punta l'appuntamento non sbaglia. L'anno scorso con Wiggins, quest'anno con Fromm, sì. sicuramente due campioni, sicuramente due ottimi atleti, però vincere una grande corsa a tappe, poi tra l'altro la più che difficile, io dico la più importante a livello mediatico delle tre, in quanto riesce in 20 giorni ad avere sicuramente più televisioni al seguito che entrambi, che il Giro d'Italia e che la Vuelta. Quindi comunque negli anni è riuscita a costruirsi un bagaglio economico più evoluto, più grande. Quindi la Sky è riuscita a puntare su due atleti sicuramente ottimi atleti, sicuramente di prestigio, sicuramente, però è riuscita a vincere due Tour de France con due atleti diversi. Certo. Cosa secondo me è molto difficile. Molto difficile. Allora facciamo così, prima di continuare con la discussione sul Tour de France, vediamoci le pagelle della corsa gialla 2013, quella del centenario. So these are the figurines, acting out all the scenes before my... Fromm voto 10, è il mattatore del Tour del Centenario, non sbaglia un colpo, non va mai o quasi in difficoltà. A parte una volta sulla Duets quando ha un piccolo cedimento, un calo di zuccheri ma poco altro. A cronometro va come una locomotiva in salita sul Mont Ventoux, fa un numero clamoroso, stacca tutte rimanendo seduto sulla sua bici mentre gli altri faticano sui pedali. Ha una frequenza di pedalate che impressiona, qualcuno già getta qualche ombra sulla sua vittoria, ma rimanendo alla stretta cronaca dimostra che nel ciclismo moderno, se vuoi vincere una gara come il Tour, devi lasciar stare tutti gli altri grandi appuntamenti. La gialla sui Campi Elisi è meritatissima, la Sky ha trovato il suo capitano e ora Wiggins diventa un bel problema, anche perché alle spalle di Froome preme un Richie Porte davvero da incorniciare. Quintana voto 9, maglia bianca, maglia pois, secondo nella generale, sempre all'attacco quando la strada si impenna, è l'uomo nuovo del ciclismo mondiale. L'indio della Movistar sembra non sentire mai la fatica, è il simbolo di un ritorno allo scalatore vecchio stampo per i grandi giri, che solo la figura di Froome contraddice. Per il resto, con lui, Rui Costa e Alejandro Valverde, il team iberico ha fatto un figurone a questo Tour de France. Contador voto 6, di più davvero non poteva fare, non che non ci abbia provato, lo spagnolo si ritrova però di fronte un marziano che alza l'asticella della fatica e della prestazione a livelli per lui insostenibili. E allora, se non può in salita, ci prova in discesa a recuperare qualcosa. Il giorno dei ventagli sembra riportare la corsa gialla sui suoi binari e per di più avrebbe anche il Mont Ventoux e le Alpi davanti. Invece nulla, quello che recupera lo lascia di nuovo per strada e deve accontentarsi di lottare per il podio. Poi, probabilmente demoralizzato, perde anche quello a favore di Quintana e di un pulito Rodriguez che passa 3 settimane in una condizione che cresce di giorno in giorno. Evans voto 4, di stima, perché il coraggio e la grinta non gli mancano di certo, ma l'australiano deve fare i conti con la carta d'identità che recita 36 anni, troppi forse per poter competere ai livelli di corridori che riescono per di più a concentrarsi su obiettivi specifici, in affanno come l'intera BMC, che forse farebbe bene a trovare quanto prima un capitano vero, perché TJ Van Garderen non sembra all'altezza di poter raccogliere l'eredità di Cadel. Trentin voto 8, finalmente verrebbe da dire. Erano 3 anni infatti che un italiano non vinceva una tappa alla Grand Boucle. L'uomo dell'Omega Pharma ci riesce a sorpresa a Lione, davanti allo svizzero Albasini e allo statunitense Talansky. È l'unica fiammella di speranza di una spedizione tricolore da dimenticare. Il primo nella generale infatti è Davide Malacarne, 49esimo, quasi 2 ore da Froome. Se il ciclismo italiano è questo... Voto al Tour 9, non 10, perché la lotta per la maglia gialla non c'è mai stata. Quando la Sky ci ha messo le mani su col suo uomo di punta, non solo non l'ha mai lasciata, ma ha condotto come voleva tutta la corsa. Farebbero bene le altre formazioni World Tour a prendere consapevolezza che non si può lasciare una gara del genere in balia esclusiva di una formazione, perché lo spettacolo e le tante persone accorse sulle strade hanno dato il solito lustro ad un Tour divenuto però di una noia davvero mortale.
Erano le pagelle del Tour de France 2013, ovviamente considerazioni personali. Tiziano, hai qualcosa da aggiungere, da togliere? Avresti inserito qualcuno che ti è piaciuto particolarmente o che non ti è piaciuto particolarmente? Noi ci interessa più se no, non ti è piaciuto. Alla fine diciamo che tutti quanti hanno dato il loro contributo, quindi al Tour non si può dire niente. Abbiamo visto l'ultima tappa, uno scenario stupendo. Quindi quello dice tutto, racchiude tutto, insomma. Però io ho detto proprio nella parte finale, un po' ci siamo annoiati però, perché nel momento in cui a 10 giorni da Parigi ci sono dei distacchi abissali e si lotta solo per il secondo posto, comincia a diventare un po', cioè la si guarda perché comunque è uno spettacolo, però quando non rimane quella... È chiaro che è una corsa importante, evidentemente ci si accontenta anche del secondo posto. Ah, tu dici, questo anche un... È una considerazione giusta. Ruggero, Quintana, Rodriguez, poi non so se mi dimentico qualcun altro. C'è un po' un ritorno allo scalatore vecchio stampo? Magari, e From invece è completamente un altro tipo di corridore, però ha vinto. Però dietro c'è una generazione che preme, che si ritorna un po' allo scalatore. Sì, sì, no, ma si sta ritornando alla specializzazione. Dopo gli anni di Indurain, dopo gli anni di Armstrong, che comunque lo stesso Uri, che comunque parliamo di passisti scalatori fortissimi a cronometro, perché Uri, Armstrong e in primis Indurain sono quelli che hanno poi negli ultimi 20 anni avuto il dominio assoluto del ciclismo nelle corse a tappe. Quindi mi ricordo quando ero piccolo addirittura Chiappucci era uno scalatore, Indurain era comunque completo, il corridore completo aveva la vinta sul scalatore. Adesso si sta ritornando allo specialista, sì. Quindi questo fa piacere, questo è bello, perché poi noi ricordiamo con piacere Pantani che con la sua dote di scalatore, nonostante all'inizio del tour avesse 9 minuti di svantaggio su Ulrich, poi nelle montagne riuscì a recuperare questi 9 minuti, questo gap di distacco, e quindi poi lo specialista comunque fa appassionare, fa divertire e fa emozionare. Chiaramente è un esempio limite quello di Pantani, non paragonabile ancora a un Quintana o chi per lui, a un Rodriguez, perché siamo ancora lontani, poi magari fra qualche anno Quintana ci stupirà. Però a dir di vero io condivido la tua noia, perché io non sono stato un grosso appassionato di Tour de France. Addirittura quando mi chiamò Masciarelli, mi ricordo nel 99 per andare a fare il Tour de France, ti ho detto che non ci volevo andare e non ci sono andato. e poi non l'ho fatto più, perché poi sono cambiate le regole, è diventato Pro Tour, quindi poi non... Ma non me ne pento assolutamente. Io anch'io vi giuro non ho visto molte tappe del Tour de France. Una scena davanti quando Ricky Porti tirava con a ruota From e Contador girava la testa davanti e indietro, lì veramente mi ha dato fastidio, perché comunque io penso che Contador sia un grandissimo campione. Il fatto che lui non corra adesso la Vuelta poi comunque non è detto, perché da qui in avanti poi comunque le cose possono cambiare. Sicuramente sta pagando l'anno di stop, l'anno lontano dalle gare, come lo ha pagato secondo me Valverde, perché non ci dimentichiamo che Valverde se non ha vinto la Vuelta comunque ha fatto secondo dietro Vinoco nel 2006, quindi comunque nonostante sia un corridore di corsa di un giorno, è anche un corridore adatto alle corse a tappe. Però quando fai, secondo me, la corsa a tappe, cioè andare forte alle corse a tappe, bisogna avere la continuità nelle gare e la continuità nelle stagioni, perché altrimenti la giornata di crisi può arrivare, ed è quella che è arrivata a Valverde ed è quella che è arrivata a Contador. Però secondo me è perché appunto non hanno avuto la continuità di queste stagioni, perché hanno avuto dei stop. Sì. E poi bisogna dare a Cesare quello che dice Cesare, nel senso che From è stato grandissimo, la Sky è stata grandissima, hanno avuto un gregario immenso e che Ricky Porte, e quindi condivido anche quello che ha detto Luciano, che adesso tutti quanti criticano From o la Sky però voglio dire, c'è un dato di fatto che ha vinto il tour. Non è facile vincere un tour,
e poi il futuro ci dirà se sarà un campione a tutti gli effetti o sarà una meteora. Però adesso non dobbiamo partire prevenuti su una squadra o su un corridore, perché quello che ha dimostrato l'ha dimostrato sulla strada e non a parole. Assolutamente, tra le altre cose hai citato una tappa che, tra le altre cose, non ti nego che ho rivisto proprio qualche giorno fa, la tappa del Tour de France 98, si arrivava alle Deux Alpes, lo scatto di Pantani con a ruota e Escartin, ma poi lo lascia dietro e va a vincere in carrozza su un Ulrich al gancio. In una brutta giornata, poi. In una bruttissima giornata, brutto tempo, pioggia. Quando racconto le cose vado veloce perché ho delle immagini. Freddo, pioggia, e poi ho scoperto il giorno dopo che è uscita la notizia che di questo tour del 98, insomma, adesso sono piene le cronache, perché insomma c'è stata la diciamo la confessione che tutti e 10 i primi 10 di quel Tour de France erano fuori norma rispetto a dei valori. Beh, io su questa notizia sono veramente contentissimo che sia uscita. Tu dici, la notizia quando sono tutti pari? No, perché nel passato si diceva che Pantani vinceva perché era dopato. A questo punto, siccome erano dopati tutti, Pantani era il più forte di tutti. Esatto. Quindi ha dimostrato ancora una volta che era nettamente il più forte. Poi, secondo me, Pantani non era uno scalatore. Pantani aveva delle qualità e era scalatore, sì, però non vinceva perché era forte in salita. Pantani aveva delle grandi qualità fisiche, cioè lui era un corridore che recuperava la fatica giorno per giorno, mentre gli altri probabilmente ci volevano più ore per recuperare tutto l'acido lattico che un atleta sotto sforzo va a produrre. Invece Pantani aveva delle grandi qualità di recupero che il giorno dopo lui poteva ripartire come se non avesse corso in quel momento. Quindi Pantani, secondo me, è stato il più grande corridore che io obiettivamente ho conosciuto. Poi c'è stato Bartoli, c'è stato Coppi, io non li ho conosciuti questi, ho conosciuto Merckx, ho iniziato a seguire il ciclismo con Merckx. Pantani secondo me è stato il più grande, capito? Adesso tutte queste notizie che arrivano dopo 10 anni, 20 anni, cioè ti danno anche fastidio. Guarda, io se posso intervenire, poi potrebbe essere un messaggio forte che non tutti, magari non dico che possano capire o che comunque suscita delle emozioni. Guarda, è come se autostrada Pescara-Milano con i satelliti che c'erano, che ci sono adesso, si andasse indietro a ritrovare tutte le macchine che 10 anni fa o 15 anni fa ci mettevano 3 ore e mezza a fare Pescara-Milano, tra cui anche io ci mettevo 3 ore e mezza a fare Pescara-Milano, e con le sanzioni e con i tutor e con le leggi di adesso venissero chiamate, interpellate e sanzionate. È un discorso che magari non tutti condividono. Infatti, io faccio fatica a dire questa frase, però è una cosa che ci tengo a dirla, che ci credo e che, siccome adesso non sono più corridore, la posso anche dire. Quindi è assurdo. Qui veramente il ciclismo, veramente, come leggi e come regole, ha toccato il fondo. Gimondi, secondo me, nell'ultima tappa del Tour de France, mentre commentava appunto la giornata di Campedisi, secondo me ha fatto una riflessione giustissima. Le corse vanno controllate, vanno controllati i controlli, però una volta che la gara è omologata, finito. Dopo gli si dà un mese di tempo per omologare una gara, fate i controlli ai corridori, una volta che c'è l'ok. Ma infatti per quello, basta, questo caccia alle streghe, sta facendo solo del male al ciclismo, allontanare quegli sponsor, quella poca gente che ancora cerca di investire in questo sport, che poi tra l'altro è bellissimo, stanno facendo di tutto per allontanare personaggi come sponsor, comunque riescono, cioè c'è tanta gente che ci rimane, e quindi questo è veramente da apprezzare. Certo. Però il discorso Pantani mi faceva gioco per una domanda, ne abbiamo parlato anche nelle pagelle. E gli italiani?
Gli italiani... 49esimo Malacarne il primo. Sì, in effetti... Quanto sono lontani quei tempi? Beh, gli italiani purtroppo, per gli italiani, per il ciclismo italiano, la cosa più importante è il Giro d'Italia, purtroppo per gli sponsor, per tutto quello che ci circonda. Poi obiettivamente oggi il ciclismo italiano non ha grossi capitali per investire come fa Sky, come fa, perché all'estero a volte le squadre sono finanziate anche dallo Stato. In Australia sì, la Green Age è finanziata dall'Astana e sono finanziate dallo Stato. Qui invece ci sono gruppi sportivi che per portare avanti un progetto sportivo come quello di una squadra Pro Tour non ce la fanno a fare investimenti, non ce la fanno a prendere un corridore che magari ti costa 3-4 milioni di euro, non ce la fanno, quindi obiettivamente... Giustamente tu dici di squadre italiane, io volevo concentrare maggiormente proprio sugli atleti, perché ti lancio una bomba a cui mi devi rispondere velocemente perché dobbiamo andare in pubblicità. La mia domanda provocatoria, però lo anticipo, è... Fai bravo però. Esatto, gli italiani vanno al Giro d'Italia perché sono più legati al Giro d'Italia o perché al Tour de France c'è una batteria di atleti in cui gli italiani in questo momento, con cui gli italiani in questo momento non possono competere? Beh, c'è un interesse diverso per gli italiani, il Giro d'Italia è determinante, più a livello di comunicazione è decisamente più interessante il Giro d'Italia per tantissimi aspetti di comunicazione, per il futuro di certi atleti. Il Tour de France ci si va perché ci sono dei regolamenti pro tour che ti obbligano anche ad andare, perché altrimenti ci sarebbero squadre che rimarrebbero a casa, perché probabilmente non hanno nemmeno la forza, il parco atleti per poter affrontare questo grande evento. Quindi probabilmente in questo momento ci manca risorse economiche per affrontare questo ciclismo di vertice che obiettivamente è troppo potente. Allora ci fermiamo per la pubblicità, pochi istanti di pausa, poi torniamo perché dobbiamo aprire l'ampia parentesi legata al 67esimo trofeo Matteotti, non cambiate canale. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northwave, computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott, assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group, leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica.
Taccone Biker. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione. Garantiamo assistenza continua pre e post montaggio. Rilasciamo certificato CE. Realizziamo impianti fotovoltaici. Assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. A Montesilvano, in Corso Umberto 32, presso la ex Monti. Glindex è una realtà italiana che progetta e realizza attrezzature professionali per levigare e lucidare pavimenti. La bontà dei suoi prodotti l'ha resa famosa in tutto il mondo. Le levigatrici Glindex sono adatte a levigare marmo, granito, gres, parquet e qualsiasi superficie grazie agli speciali utensili anch'essi realizzati da Glindex. Il Super Concrete, ovvero un sistema di lucidatura a specchio del cemento che ha creato una nuova concezione di pavimento industriale. Glindex è anche formazione, merito dei corsi gratuiti aperti a tutti. Glindex è a Manoppello, via Vallone 16. Gagliotti Ricambi Industriali. Per ogni esigenza di manutenzione e riparazione abbiamo la soluzione. L'azienda è specializzata nella fornitura e pronta consegna di un'infinita varietà di ricambi industriali di vario genere. È il partner ideale per soddisfare ogni esigenza di manutenzione e riparazione delle vostre industrie. Grazie alla pluriennale esperienza nel settore, offre esclusivamente prodotti di altissimo livello e qualità. Visitate il sito gagliottiricambi.com per saperne di più. Eccoci, eccoci di nuovo insieme per questa seconda parte di Velorido, perché nella pubblicità abbiamo ritrovato delle immagini eccezionali, tra un po' ve le faremo vedere e anche ascoltare, davvero molto belle, ci riporta indietro non tantissimo tempo fa, però sono immagini davvero, davvero molto, molto simpatiche, significative per uno dei nostri ospiti, poi capirete perché. Chiudiamo la parentesi legata al Tour de France, apriamo quella del Trofeo Matteotti, 67esima edizione, domenica a Pescara, segretario Bellonio, si prevede grande caldo, questo è certo. Questa è una buona notizia. È una buona notizia, non per tutti, per te sarebbe stata una buona notizia, no, Luciano. Per te, Luciano? Nemmeno. Quindi è una buona notizia. Luciano, peggio. Ma lui ci ha fatto il Matteotti, che hai fatto? Il miglior piazzamento, non ne parliamo della questione. Non ne parliamo, però segniamo la bottina e il Matteotti. Non ne parliamo, le ha provate tutte. Potremmo parlare della bottina junior. Allora vi dico questo: che io, per l'amore di questa città, per l'amore di questo Trofeo Matteotti, vi dico che non l'ho mai voluto vincere il Matteotti, perché altrimenti si rischiava che il Matteotti non si facesse più. Perché questo? Perché io ho avuto la fortuna di vincere un giro di campagna, che aveva un albo d'oro dove c'era Coppi, c'era Bartali, c'era Merckx, c'era Gimondi. L'ho vinta anch'io nel 98. E mi sa che il secondo fatte Fondrest. Fece Ballerini, il povero Franco Ballerini. Dopo quell'edizione non hanno fatto più la corsa. Addirittura il Mattino, il giornale che organizzava questa manifestazione, è stato in crisi per 2 anni il giornale. Quindi dopo quella vittoria mia al Giro di Campagna, la corsa non si è fatta più e mandai in crisi un giornale. Quindi figuriamoci un po', per l'amore di questa città, per l'amore del Mattino, non l'ha vinto apposta. Altrimenti ti ringraziamo per questo tuo gentil pensiero, ti ringraziamo. Dio ce ne scampi liberi, l'avesse mai vinto, eh? No, allora, noi puntiamo su Rabottini Junior. Non diciamo un certo Rabottini, però non sappiamo come si chiama, per scaramanzia. Sappiamo che il padre è un noto presentatore. Sappiamo che di
via Tirino, però non so come si chiama, insomma. Non è un pescarese. È un pescarese. A che punto siamo con i preparativi? Beh, la solita frase fatta. Ci siamo. L'organizzazione è a buon punto, ormai tutto è stato fatto, cerchiamo di allestire una bella manifestazione, almeno sotto l'aspetto organizzativo, perché sotto l'aspetto della partecipazione purtroppo dobbiamo lamentare che ci sono delle defezioni, perché, come ho già detto in più di un'occasione, purtroppo la data del Trofeo Matteotti è una data che bisogna prima o poi dobbiamo affrontare, perché non possiamo competere in un calendario zeppo di altre manifestazioni che ci tolgono il respiro e ci tolgono la competitività della corsa stessa. Basta considerare che nello stesso periodo si svolge il Giro della Polonia, si svolge il San Sebastian, manifestazioni con le quali non possiamo competere sia sotto l'aspetto economico, sotto altri motivi. Quindi vediamo un po' per i prossimi anni di vedere la data, però bisogna che noi ne parliamo con le istituzioni, perché loro insistono che vogliono la corsa pescarese, deve riempire il calendario dell'estate pescarese, e ci dobbiamo adeguare ai finanziatori. A proposito di data, dovesse andare in porto l'idea del Trofeo Matteotti 2014 anche valevole per il campionato italiano, a quel punto sareste costretti a cambiare la data? Sarebbe costretto, però sulla richiesta e sulla questione di fare il Trofeo Matteotti con il campionato italiano, io ho le mie riserve. Perché il campionato italiano partirebbero 60-70 corridori, quindi con un lotto di corridori, quando mai, perlomeno sotto l'aspetto della qualità, avremmo 2-3 elementi di grido, però 60-70 corridori, fare un Trofeo Matteotti significa che all'arrivo arriveranno i 5 corridori. Quindi è un handicap che dobbiamo superare, per cui io personalmente le mie riserve, non so se avanzeremo la richiesta sotto questo aspetto qui. Ah, quindi ci sono ancora dei dubbi se avanzare la richiesta, vale di capire, perché sembrava invece che... Stiamo esaminando questa possibilità, questo è il mio pensiero personale, non quello della società, perché la società... Se dai intenzionata ad avanzare almeno la candidatura, poi eventualmente pensare è riservato. Anche perché vincere la concorrenza con il Trentino, che ha avanzato anch'essa la candidatura, non è una competizione facile, in quanto il Trentino, come tu ben sai, è una regione a statuto speciale, quindi sì, sotto l'aspetto finanziario non c'è un come l'Abruzzo gode di agevolazioni evidenti. La sponsorizzava nelle squadre e aiutava i corridori trentini al professionismo. Cioè la regione Trentino era entrata proprio come sponsor per aiutare i professionisti trentini. Quindi non ci sarebbe gara, insomma. Non ci sarebbe gara, però al di là del discorso relativo alla probabilità di accoppiarlo con i campionati italiani, Nino Bellonio potesse scegliere, lo farebbe il Trofeo Matteotti prima del 28 luglio o dopo il 28 luglio? Io dopo il 28 luglio. Quindi a ridosso? O a settembre addirittura. Con il mondiale? Benissimo, a ridosso dei mondiali, la settimana prima, che potrebbe essere quale gara di selezione, quale di preparazione, con... magari abbinando un raduno in Abruzzo della squadra azzurra, un programma un po' elaborato e un po' sicuramente sarebbe impegnativo. Se non addirittura tornare alla data tradizionale, quella del primo maggio. Pareste un piacere, ma a questo punto neppure tanto, a Luciano, che l'avrebbe magari vinto veramente con un po' più di fresco, senza la calura del 28 luglio. Si prevede una domenica rovente in Abruzzo e non solo, e dunque ulteriore ostacolo per i corridori. Possono partire le immagini che abbiamo selezionato poco prima di andare in diretta, e si riferiscono a un Matteotti 2005. Faceva caldo, Ruggero, il giorno che l'hai vinto? Eccole qua le immagini. Non molto, mi ricordo che era una giornata abbastanza fresca, Ruggero. C'erano penso una trentina di gradi, però non era quell'aria classica di Pescara, molto umida, era un'aria
non dico secca, ma era, si respirava bene. Poi c'è Alessandro Donati che si sottoponeva alle interviste. Anzi, addirittura mi ricordo che, non so se era, però qualche, forse aveva fatto, aveva piovigginato un attimo, proprio si era... No, ma guarda... Era proprio un'estate particolare. 67 edizioni del Trofeo Matteotti non ha mai piovuto. Sì. Mai. Mai. E anche quest'anno, almeno stando alle previsioni, non dovrebbe piovere. Che ricordi hai di quella vittoria, Ruggero? Ma è stata una bella annata, perché per me nel 2005 comunque avevo iniziato subito bene, come ho fatto secondo all'Ottovar, quinto alla Iguaglia, avevo fatto tantissimi piazzamenti, ero primo nella classifica professional, quindi puoi ben immaginare. Ero stato un mese a Campo Imperatore con i fratelli Masciarelli da soli, sul rifugio di Mussolini, e siamo stati un mese in altura. E mi ricordo pure Luciano mi ha fatto un'esperienza del genere, può sì. essere. E siamo scesi praticamente 20 giorni prima del Matteotti, ed ero stato in Slovenia dove ho vinto due tappe, dove ho fatto due secondi posti, e c'era il campione italiano e poi c'era il Matteotti il 3 luglio. Il cambio italiano, però l'ultimo giro c'è stata una caduta ed ero stato coinvolto nella caduta, quindi non sono riuscito ad arrivare avanti nei 30 che erano arrivati in volata, e un po' mi ero scoraggiato, e quindi non ho, quella settimana prima di Matteotti non è che abbiamo... Eccolo qua. Ecco la vittoria di Ruggero. Sì. La volata che ti consegna il Matteotti anno 2005, che poi tra le altre cose fu un bis abruzzese, perché l'anno prima l'aveva vinto Danilo Di Luca. L'anno prima vinto Danilo Di Luca, che mi ricordo la storia era un po' diversa, nel senso che Danilo comunque era negli anni proprio d'oro, andava fortissimo e doveva andare a fare il Tour de France, e quel Matteotti proprio lo dominò dal primo all'ultimo chilometro, cioè roba che a 100 km dall'arrivo Danilo fece attaccare tutta la Saeco, rimasero subito 3-4 corridori. E invece io, diciamo, nell'ultimo giro c'è stata la svolta, fino all'ultimo giro non pensavo neanche poi di finirlo il Matteotti, invece sono stato sempre lì, mi staccavo, rientravo, l'ultimo giro ho detto ma sono ancora qui, provo a fare qualcosa, e poi ho avuto una gamba strepitosa. Eccola qua, la tua vittoria, ovviamente per un abruzzese vincere il Matteotti è una felicità assolutamente doppia. Comunque vedere gli occhi di mio padre all'arrivo, contento. Di queste edizioni mi è rimasta impressa la vittoria sua. Soprattutto la gioia del padre. Sì, sì, sì. Padre, grande amico mio, sì, sì. È stato anche un grandissimo corridore, era letteralmente impazzito. Pazzo scatenato. Mi è venuto a prendere a Dragonara, dove eravamo lì a dormire, anzi con l'occasione di salutare tutto il fratello di Eusebio di Francesco, sì. Che tra l'altro ha vinto il trofeo Team proprio l'altra sera con il suo Sassuolo. Quindi lì all'hotel Dragonara è venuto con la 500 rossa. E sono arrivato alla firma, quindi, del Trofeo Matteotti con la 500 rossa. Quindi nemmeno in bicicletta, sei arrivato direttamente con la macchina. Ed era, lui poi tra l'altro è la corsa che a mio padre l'ha fatto smettere di correre, perché forse non lo sapete neanche, ma vi do una news. Lui ha smesso di correre a professionista perché non ha dato la ruota a Bitossi, no? In occasione del Trofeo Matteotti. E lì si è segato le gambe da solo, no? Che Bitossi gli faceva Mazzoli da ruota, bucato, e ne ho solo due, ne ho, capito? È un episodio inedito. Accidenti. Non mi ricordo poi chi me l'ha raccontato, qualcuno, ma roba di qualche anno fa. Tuo padre non l'ha mai detto. Non l'ha mai detto, ma infatti io sono tornato a casa, anzi adesso ricordo pure chi me l'ha detto. Se me l'ha detto Masciarelli, mi sa, che mi ha raccontato questa cosa. E io sono tornato a casa e gli ho raccontato a papà, me l'ha anche negata, però sono sicuro che è vera. Che è vera! Perché mio padre è un classico. Fantastico. Il Bitossi gli diceva, Marzoli, ho bucato la ruota, ne ho solo due, ma guarda, se ne è andato. Poi ha fatto quinto al Matteotti, ma lì praticamente ha chiuso la carriera. Se siamo riusciti anche ad estrapolare 44 secondi della tua gioia dopo il Matteotti 2005, ti ascoltiamo. Si è vinto, quando si vince nel ciclismo è difficile che sia solo fortuna. Comunque oggi il tempo è stato dalla mia, anche la temperatura,
diciamo, si è svolta una gara sempre tirata, ma sempre, diciamo, unita, no? Nel senso che i gruppetti che andavano via hanno avuto massimo un vantaggio, penso, di un minuto e mezzo, quindi sempre al tiro. Stamattina eri tra i favoriti? Ma io non mi sentivo tra i favoriti, tant'è vero che dicevo sempre che qui non siamo nel calcio, che se giochi in casa, o in questo caso se corri in casa, i favori del pronostico sono dalla tua. Un applauso, perché queste sono veramente immagini bellissime. Di otto anni fa. Senti, invece ti dico, chi potrebbe essere il Marzoli del 2013? Ma chi potrebbe essere? Abbiamo due abruzzesi quest'anno. Due abruzzesi, poi ci sono pure, penso pure i fratelli Marciarelli, sì. Andrea e Simone. Sì. Sinceramente Andrea e Simone penso che abbiano corso poco. Li ho seguiti, che erano andati a fare il giro in Colombia, però adesso in Italia non so cosa. Comunque sono iscritti. Comunque non so come stesse andando. Però di solito questo è un periodo in cui Andrea Masciarelli di solito va sempre forte. Mi ricordo anche nell'edizione che ho vinto io è andato forte. Per quanto riguarda invece gli altri due atleti, diciamo, più giovani, ovvero Matteo Rabottini e Fabio Taborre. Per tutte e due sono propositivo, nel senso che possono fare bene, ma sono corridori però diversi. Matteo è un corridore che magari deve essere una gara molto dura e deve arrivare proprio un gruppettino molto ma molto ristretto per poterla vincere, mentre Fabio l'ho notato negli ultimi anni, aveva una gran gamba in questo periodo. Quindi se mette a posto la centralina, ovvero la testa, nel senso che riesce a risparmiare nella gara il più possibile, anche velocino, quindi anche con un gruppo un po' più ampio potrebbe averla vinta, potrebbe farcela. Chiaramente, quindi tra i due, tra i quattro sicuramente vedo un po' più favorito per un arrivo più ampio in volata Taborre, per un colpo di scena Matteo. Per quanto riguarda la vecchia guardia un po' che ci ho corso insieme, Andrea in questo periodo qua andava forte. Poi Simone, punto interrogativo. È d'accordo Umberto Di Giuseppe sul pronostico di Ruggero Marzoli? Ma indubbiamente, con due corridori potrebbero venire tutte e due, infatti Taborre è un po' più veloce, però se anche gli anni precedenti Taborre si è sempre piazzato. L'anno scorso terzo. Matteo è uno un po' più grintoso e potrebbe dire anche la sua, e penso che su due corridori potrebbe venire tutte e due, ma anche Andrea Masciarelli, speriamo che ritorni la forma che c'era negli anni precedenti, potrebbe dire anche lui la sua. Allora, vediamo qualche sms, chiedo l'ausilio della regia perché so che qualcuno è arrivato, allora li leggiamo. Speriamo che domenica non ci siano pericoli per i corridori, perché correre in pieno giorno a fine luglio con 38 gradi costanti è assurdo. Poi vi meravigliate se circolano sostanze proibite e robaccia varia. Non dovrebbe venirci nessuno per protesta. Stiamo sull'SMS per far rispondere Nino Bellonio a questo messaggio, che è un po', diciamo, provocatorio. Dice si corre di domenica, di 28 luglio, 38 gradi, poi vi meravigliate che ci sono, girano sostanze proibite, e allora facciamo una cosa, non vada nessuno per protesta. No, esagerato. Facciamo la soluzione, c'è. Corriamo di notte, così siamo al fresco e stiamo bene. Guarda Danilo, io te la butto un attimo, guarda che non sarebbe sbagliato, tardo pomeriggio. Io già guarda suggerì, che in America tardo pomeriggio è un conto. No, di notte hai risposto con una battuta. Sì, per rispondere a quel signore che vende. Certo che alle 7 però, di sera non saranno 38, però, ma non è che sia abbassato. Io ho fatto delle gare in America, Trenton, Lancaster, Philadelphia, tardo pomeriggio. Dalle 15 alle 19:30. E così la gente esce dal mare, tac, e si vede l'arrivo. Comunque la sera, se si parla del caldo, la sera non è che stia dando fresco. Casomai allora partire la mattina. Spettacolo.
Eh sì, sarebbe bello, poi magari veramente di notte, la città illuminata, eccezionale. Beh, chiaro che è un'iniziativa. Ha fatto il giro di Fragno. Esatto, l'ha fatto il giro. Un anno abbiamo fatto anche una notturna, quindi sul Viale dei Pini. Però. Va bene, altri non messaggi. Non abbiamo questi grandi poteri. Magari averceli. Illuminare il circuito per 25 km. So. Allora. Ma insomma, vi siete fatti scappare Beppe Turbo, Guerini a Silvia, e hai ragione, ce l'aveva suggerito un amico collega giornalista di Bergamo, adesso mi sfugge il nome, però lo saluto ancora perché poi ho avuto modo di riparlarci, però dico la verità, non lo abbiamo incrociato e non avevamo il suo contatto, quindi era impossibile incrociarlo casualmente, e me lo rivedo in studio con Bulbarelli durante una tappa del tour, è vero. Poi vorrei sapere da Marzoli perché il suo amico del cuore di Luca non indossa mai il casco. Comunque oggi era sorridente e sereno nonostante le infinite disavventure professionali e private. Che forza, Ruggero! Danilo non mette il casco perché è biondo, capito? Si crede bello, c'è il capello, quindi questione estetica. C'è il capello fruente, quindi lo fa per quello. Lo fa. Ho capito. Ce ne sono altri messaggi? Ah sì. Taborre, tutti per Taborre, grazie per la bella serata, ciao! Taborre che anche l'anno scorso abbiamo avuto modo di vedere, tantissimi, davvero tantissimi tifosi che lo aspettano all'arrivo, l'anno scorso sfiorato davvero, davvero la vittoria d'un soffio. Che Matteotti ti aspetti, Luciano? Così caldo, grandissima selezione, possiamo vedere anche l'altimetria del... Ma diciamo classico Matteotti, una gara durissima. E poi gli ultimi tre giri che decide tutto, insomma. Anche se obiettivamente non ci sono grandissime squadre che possono controllare questa corsa, perché ci sono belle individualità, secondo me, belle individualità, ma non grossi team che poi possono controllare la corsa. Non vorrei che quest'anno possa anche arrivare una fuga da lontano, una partenza di fuga dopo 4-5 giri con una fuga di 20 corridori, perché poi chiudere diventerebbe molto complicato, specialmente se fa caldo, le squadre non sono organizzatissime, quindi alla fine io obiettivamente Matteotti l'ho sempre visto negli ultimi 2-3 giri, però non si sa mai, sarebbe bello anche con una fuga da lontano che potrebbe essere una cosa imprevedibile, e vediamo un attimo. Ci sono... Però una squadra, intanto questa è la planimetria, una squadra che ha tutto l'interesse a controllarla c'è, effettivamente, gioca in casa, ed è la Fantini. Sì, la Fantini è una bella squadra che potrebbe controllare la corsa, però c'è un problema particolare, è una squadra oggi che probabilmente c'ha un futuro quasi incerto, quindi corridori, sacrificarsi per un compagno di squadra diventa quasi difficile e complicato, perché un po' tutti in questa squadra, se non dovessero più rifare la squadra nel 2014, cercano un po' tutti di trovare spazi personali, quindi io penso che il direttore sportivo faccia più fatica rispetto agli altri anni di tenere il team unito, quindi l'Androni secondo me è una squadra che potrebbe tenere la corsa, però se manda un corridore in fuga questa squadra non ha più potenziale per tenere la corsa, quindi quest'anno obiettivamente c'è il rischio che possa andare via una fuga da lontano, e quindi i corridori devono stare molto ma molto svegli, perché se va via la fuga è difficile chiudere, perché a 38 gradi con un percorso così difficile ci vuole un numero da grande campione, e purtroppo grossi campioni in gruppo in questo momento non ce ne sono. Non ce ne sono perché stavamo controllando anche la start list del Giro di Polonia, sono praticamente quasi tutti in Polonia, un po' dispiace questo, segretario. L'ho già detto prima, per cui vediamo un po' per l'avvenire che cosa fare. Con il Giro della Polonia non possiamo competere, questo è chiaro.
Però forse quello che, di cui parlavamo prima, il fatto di portare il campionato italiano, non ci sono gli stranieri, sì, però qualche nome magari di grido, sì, ci potrebbe essere, che è quello che poi porta la gente a stare sulla strada. Dimmene un paio, per favore. Beh, non lo so, parlo dei ciclisti maggiori italiani. Premesso che Pellizzotti, Rabottini. Sì, quelli questi. Sì, quelli ci sono. Questi. Insomma, comunque, allora non ci sarebbe il problema se ci sono tutti. Ho espresso il mio parere personale. È chiaro che ci batterebbe per il campionato italiano. Poi vediamo un po'. Con la speranza che il campo dei corridori italiani, con il nuovo anno, ci siano dei passaggi importanti fra gli under 23, per cui potremmo avere anche un campo di partenza un po' più nutrito. Negli under 23 tra un po' ne parleremo con Umberto ci può segnalare qualche nomina. Chi potrebbe essere, Umberto, il nome under 23 che magari l'anno prossimo al Matteotti? Ma io ti potrei parlare anche del campionato italiano, perché nel 2005 ho fatto la settimana tricolore, che è stato un successo. Ma indubbiamente sono le squadre quelle che portano a fare il campionato italiano, le squadre e la federazione, perché hanno messo troppi regolamenti. Adesso quest'anno sono partiti 68 corridori, sono tanti italiani che corrono le squadre Continental, che vanno a fare le gare in mezzo ai dilettanti e non gli fanno fare la prova del campionato. Questo è il discorso. Se non cambiano poi i regolamenti andiamo sempre indietro, capito questo? E perché non cambiano i regolamenti? Poi, come dicevate prima, perché poi la gente a casa si dice, se è tutto così semplice, se basta cambiare, ma come dicevamo anche prima, come ha detto Rabottini, tutti fanno il Giro d'Italia, tutti lamentavano che gli italiani non andavano forte al Giro di Francia. Ma quanti italiani sono andati al Giro di Francia? Quante squadre italiane sono andate al Giro di Francia? Ce ne sono pochi. Purtroppo fanno un calendario, ma sono pochi perché magari un calendario. Allora, quella che non doveva proibire agli elite senza contratto di partecipare al campionato italiano. La mia domanda era in relazione al fatto che, cioè, sempre il discorso del gatto che si morde la coda, sono pochi, cioè non vanno tanto forte perché sono pochi, ma sono pochi anche perché nessuno li porta. Ma anche il campionato italiano si dovrebbe cambiare la data, perché se si fa il campionato italiano a giugno, cioè, quelle che hanno fatto il Giro d'Italia casomai non corre, quelle che va a fare il Giro di Francia si prepara per il Giro di Francia. E praticamente il campionato italiano rimane. Comunque quest'anno la questione del tricolore è stato un fallimento, perché la federazione deve rivedere i programmi, perché hanno messo le gare a cronometro addirittura del lunedì, e alla gara a cronometro hanno partecipato 9 corridori, insomma. Vabbè, fatto la cronometro sono partecipate sempre pochi. Vabbè, comunque l'anno che l'abbiamo fatto noi ad Alba ne sono partecipate parecchie. Cioè, un campionato italiano a cronometro con 9 atleti è ridicolo, boh, lasciatemelo dire. Ma perché non male che ti vada se nei primi 10? No, non ho capito. Insomma, va bene. Poi volevo concludere sulla prova di domenica. Leggiamo un attimo. Buonasera a tutti, per me manderei Rabottini all'attacco e Taborre di rivessa per la volata. Che ne pensate? Un po' lo commentiamo, finisce il concetto. No, volevo, perché stiamo analizzando questo Matteotti come se dobbiamo assistere a una corsa di secondo piano. Io sono convinto, e ne sono stato anche testimone, di alcuni Matteotti dove non c'erano campioni, dove non c'erano grandi squadre, ma abbiamo assistito a manifestazioni agonisticamente brillanti. Quindi questo sarà agonisticamente un Matteotti bellissimo, quindi vi consiglio di venirla a vedere, perché come sempre ci divertiremo tutti, una giornata di festa, oltre allo spettacolo agonistico che ci potranno dare i corridori, ma il Matteotti è una giornata di sport, di Pescara, quindi consiglio tutti di partecipare a questa grande festa. E sono sicuro che agonisticamente verrà un Matteotti di grandissimo livello. Io mi ricordo quando c'era Bettini con la Quick Step, dominò il Matteotti, però agonisticamente non abbiamo visto grandi emozioni. Invece domenica sicuramente il Matteotti andremo alla partenza con un'emozione particolare, perché obiettivamente non sappiamo chi dominerà questa prova, quindi agonisticamente ci sarà una giornata di grande spettacolo. E come sempre il Matteotti è una grossa festa di sport, del ciclismo, ma dello sport generale, di tutta la città. Quindi
tutti al Matteotti. Oh, ma di questo ne sono convinto anch'io, perché abbiamo 15 formazioni, di queste 15, 14 sono formazioni fatte di giovani, quindi sì. I giovani andranno all'attacco per ben figurare, soprattutto perché, a parte che ci sarà Bettini a vedere la corsa, ma anche perché è un'occasione per mettersi in mostra. Sì. Allora, in 5 secondi, Ruggero, quella tattica che aveva delineato il nostro telespettatore, all'attacco Rabottini di rimessa Taborre, tu la faresti? Sì, ma è quello più o meno che ho detto io, nel senso che quindi condivido, perché Fabio è più veloce, Matteo ha bisogno di una gara più dura, l'ha dimostrato nelle gare, quindi ci può stare benissimo. Ci può stare benissimo. Ci fermiamo per l'ultima volta questa sera, non cambiate canale, poi l'ultima parte di Velo, tra poco. Quando la passione per il ciclismo diventa un istinto, Rabottini Cicli Sport è il tuo punto di riferimento nel mondo del ciclismo. Vieni a visitare la nostra sede. Troverai bici da corsa e mountain bike, Scott, Merida, Quota o da turismo come Ganna Regina, gruppi e componentistica Campagnolo, Shimano e SRAM, ruote Mavic, Zip, Campagnolo, Fulcrum, abbigliamenti personalizzati, scarpe da corsa, da mountain bike e spinning, Sidi, Gaerne e Northway. Computerini e cardiofrequenzimetri Polar, occhiali Salice e caschi Selev Scott. Assistenza meccanica professionale e tutto a prezzi eccezionali. Rabottini Cicli Sport, Via Nazionale Adriatica 63, Marina di Città Sant'Angelo, Pescara. Muscoli e sudore, tecnologia e passione. Epica, un poema di tecnologia avanzata per la tua casa. Ceramiche, idrotermosanitari, condizionamento, arredamento, materiali edili. Epica, il nostro mito. Sei tu. Per venire incontro alle tue esigenze a Pescara in zona aeroporto, via Fosso Cavone, nel nuovo showroom di oltre 1000 metri quadrati, Epica ti aspetta con orario continuato dalle 9 alle 19. Dal lunedì al sabato. Nel punto vendita di Chieti abbiamo ampliato la sala esposizione con porte e finestre. Epica Cambielli Group. Leader in Italia con 180 filiali. Tutte le strade portano a Epica. Da oggi Casa della Batteria la trovi in oltre 30 affiliati in Abruzzo, con personale specializzato. Quando incontri il marchio Casa della Batteria, fermati con fiducia. Troverai una gamma completa di batterie per qualsiasi esigenza. Nei settori auto e moto, industriale e agricolo, automazione, emergenza e sicurezza, tempo libero. Scopri l'affiliato Casa della Batteria più vicino a te. Chiama il numero verde 800 010797. 97. Casa della Batteria, gli specialisti per l'energia accumulata. Sono vicini a te. Più conveniente, naturale, è Acqua e Sapone, la più grande catena di negozi specializzati. Scoprilo anche tu, da Acqua e Sapone, la profumeria con le migliori firme della cosmesia e del trucco. Tantissimi prodotti per la cura della tua persona, tutto, ma proprio tutto per le pulizie della casa. E tanta, tanta convenienza. Acqua e Sapone, solo Acqua e Sapone, Acqua e Sapone. Competizione leale, rispetto delle regole, considerazione per l'avversario. Queste non sono solo regole di sport, ma anche regole di vita. Il vero sportivo vince senza presunzione e perde senza amarezza. You're the star, you're the
star. You're the one who stands apart. Where you go makes you who you are. Guess who's been to Arancuccine? Guess who's been to Arancuccine? Aran, la cucina italiana più acquistata nel mondo. Noi della Odoardi progettiamo e realizziamo serramenti in alluminio dal 1968, utilizzando materiali che rispondono ai marchi più prestigiosi. Noi della Odoardi ci avvaliamo di un qualificato ufficio tecnico di progettazione, garantiamo assistenza continua pre e post montaggio, rilasciamo certificato CE, realizziamo impianti fotovoltaici, assicuriamo puntualità nelle consegne. La nostra professionalità è certificata ISO 9000 ed è riconosciuta dall'attestazione SOA. Serramenti in alluminio Odoardi Pietro & Co. a Montesilvano in Corso Umberto 32 presso la ex Monti. Campagne, quando... Eccoci, ultima parte di Velò. Dopo aver chiuso la parentesi del Matteotti, mi raccomando, domenica 28 luglio, quindi tra tre giorni, appuntamento a Pescara per il 67esimo trofeo, una delle corse più antiche d'Italia, vero segretario? La più antica. Mica d'Italia. 67 è stata la prima dopo gli eventi bellici a svolgersi in Abruzzese, la più... Sì. Insomma, i motivi ma per... non nel ciclismo, nello sport. Nello sport. Un motivo in più, qualora ve ne mancasse qualcuno, di motivo per andarla a vedere. È davvero uno spettacolo fantastico. Io saluto Ruggero Marzoli che ci ha lasciato durante la pubblicità. Grazie anche per averci portato le immagini della sua vittoria del 2005. Abbiamo rivisto con piacere delle immagini datate, ma che testimoniano la vittoria. Cosa può essere la vittoria di un abruzzese al trofeo Matteotti? Saluto allora Domenico Cerasi. Grazie, scusate il ritardo. No, assolutamente. Prima di parlare con te però della manifestazione che avrai il 27 luglio e che vede già un lotto di partenti eccezionale, tantissimi bambini, parliamo di Under 23 perché, facciamo con Umberto Di Giuseppe, per commentare il Memorial Morgan Capretta che c'è stato a Garrufo, possiamo vedere le immagini della gara vinta da Ivan Martinelli della futura team Matricardi. Questa è la mattina alle firme, come si suol dire. Questo è un esponente dell'Aran, Umberto. Allora, com'è il bilancio? Indubbiamente è stata una bella cosa, come tutti gli anni. Bisogna sempre ringraziare gli organizzatori della Green Bear di Garrufo che si impegnano tanto per fare questa corsa. Noi come Velo Club Montesilvano abbiamo avuto la questione tecnica, essendo dei permessi e i contatti con le squadre. La corsa è stata bellissima, combattuta. Sono rimasti entusiasti anche per il pubblico che ci stava. Ogni anno c'è stato sempre di più. È veramente bella. Senti, secondo posto per Michele Scartezzini, che è uno molto molto bravo. Ma Scartezzini ha vinto l'anno scorso, devo dire grazie anche alla Trevigiani, che anche quest'anno sono voluti essere presenti perché sono rimasti contenti, hanno fatto una corsa molto combattuta e all'ultimo momento è andato via lui e l'altro corridore di Chioccioli, un corridore Benedetti, poi l'ultimo strappo lì del cimitero di Sant'Omera, praticamente sono ritornati sotto Ciommi e Martinelli, e praticamente Ciommi poi è andato via da solo, è stato ripreso all'ultimo momento e ha vinto Martinelli. Qual era quello Martinelli? No. No, lui è Scartezzini, numero sì, uno che partiva ovviamente con il numero uno, avendo vinto l'anno scorso. Sesto posto, ne abbiamo parlato lunedì per chi ci ha seguito nel corso di Mattino 6 con Stefano Giuliani. Sesto posto per Moreno Giampaolo della Vini Fantini d'Angelo Antenucci. Lui particolarmente soddisfatto del sesto posto della sua squadra. Tra un po' andremo a leggere anche i messaggi. E l'Aran invece, Umberto? Ma io quest'anno ho una squadra non molto numerosa, purtroppo sono anche dei corridori che hanno avuto incidentati, abbiamo fatto degli ottimi risultati con Durbano,
Lì purtroppo è andato via questa fuga, lui non c'è entrato credendo che non andava in porto, mentre invece questa fuga è andata all'arrivo e mi sembra che ha fatto 18esimo, 19esimo. Comunque siamo contenti uguali perché ci siamo sempre presenti, andiamo a fare sempre le migliori corse. Anche lì a Garrufo come Aran abbiamo fatto tanti risultati gli anni precedenti, con i secondi posti, con le vittorie. Però su questo qua a noi ci interessava più tutta l'organizzazione, si può vedere tanto pubblico che ci sta. Tanto bellissimo. Pubblico, ma poi soprattutto, diciamo, quello che stiamo vedendo, non sono immagini del Giro d'Italia, se vedete immagini dall'elicottero, perché nell'organizzazione sono anche le immagini dall'elicottero, incredibile. Beh, la classe di Umberto si vede, guardi che la classe non è la mia è a livello organizzativo, per quanto riguarda l'elicottero bisogna dire grazie a quelli di Garrufo, da Mirko Rocchetti, Ciavatta, Zenobbi, tutti hanno fatto un gruppo che veramente sono all'altezza della situazione e si impegnano tanto. Adesso per fare manifestazione ci vuole quei gruppi come quelli di Garrufo che veramente danno una certa sicurezza. Noi la diamo a livello organizzativo, ma loro a livello economico, a livello di tutto, e ogni anno ci sembra la corsa più bella. Insomma, direi in giro il discorso si va a finire sempre lì. Umberto, vince Ivan Martinelli, cerchiamo un po' di qualificare anche questo ragazzo, che ragazzo abruzzese, che negli anni passati, addirittura nelle categorie junior, aveva dimostrato grandissime qualità, poi si era perso un po', adesso ritorna alla vittoria. Non è che si è perso un po', io mi ricordo che anch'io gli ho detto se voleva venire con la nostra squadra, ho detto poi ci risentiamo, non ci siamo risentiti, è andato con una squadra come quella di Chioccioli, l'amico Chioccioli, e non è che si è perso, lui ha fatto il primo anno, il secondo anno, quanto quel corridore che è passato professionista, come si chiama, quello che è andato con Reverberi, che ha vinto la Coppa Placci, lui ha fatto secondo, terzo, non è che si è perso, veramente un ragazzo un po' chiuso, però ha le qualità. Allora, leggiamo qualche messaggio, chiedo l'ausilio alla regia, per vedere un po' che cosa ci scrivono da casa. Un grosso saluto ad Umbertone e ad Onesti dagli amici della Bici, vi aspettiamo sabato al Parco Agora, ciao Fabiano Rogati, vero Domenico? E che noi risalutiamo con grandissimo affetto anche noi, oltre a girare ovviamente i saluti. Un saluto speciale al grande Tiziano Onesti, sei un grande! Non sai Tiziano chi può essere stato? Grande di fisico. E non so. Ciao a tutti, io penso che sarà una lotta sino a... Ah, qui si torna a parlare di Matteotti. Sarà una lotta all'ultimo respiro visto il caldo. Forza Taborra e Rabottini, voglio un podio tutto abruzzese e noi siamo pronti ad aprire un velo speciale domenica sera, se c'è un podio tutto abruzzese. Mi raccomando, l'elenco partenti a Montesilvano Colle più il libro con D'Annunzio, fatelo arrivare. Un abbraccio, dice Montesilvano. Massimiliano. Abbiamo già provveduto, da domani va un nostro incaricato, distribuisce l'elenco degli iscritti più il programma ufficiale. Faremo arrivare anche a Montesilvano. Come fate a dire di cambiare la data per il campionato italiano se si fanno tutti i campionati italiani lo stesso giorno? Appunto. Si cambia perché tutti i campionati italiani si fanno lo stesso giorno, non il 28 luglio, per esempio. Ancora, grande Cerasi, ma un grandissimo va alla tua squadra, gli amici della Bici sono fantastici. Speriamo che sabato sia una stupenda giornata di sport come l'anno scorso. Raccoglie sempre tantissimi complimenti, Domenico Cerasi. Senza Stefano Giuliani la Fantini non vincerà. Negli ultimi due anni era stato lui la mente tattica, ora Scinto ha altri problemi a cui pensare. Sei d'accordo? Luciano, tra un po' te lo chiedo. Grande Ivan, orgoglio della Guarenna 2000. Ivan Martinelli, gli facciamo davvero un grosso applauso perché ha vinto una gara non semplice, quella di Garrufo. Sei d'accordo, Luciano, che magari un direttore sportivo che la corsa la conosce come le sue tasche, come Stefano Giuliani, era stato un po' l'arma in più delle ultime due edizioni del Matteotti con le vittorie di Gatto e De Negri? Magari un direttore sportivo, non so, c'è Parsani quest'anno. Diciamo che Stefano è un grande motivatore sotto questo aspetto, poi Stefano è uno che sentiva alla grande il Matteotti, lo sentiva come atleta, specialmente come
direttore sportivo forse ha dato il meglio di sé. Quindi nelle ultime edizioni giustamente le vittorie maturate dalla Vini Fantini sono nate soprattutto dall'intelligenza tattica di questo bel personaggio che abbiamo in Abruzzo come Stefano Giuliani, che però fa fatica a trovare spazi giusti per dimostrare le sue grandi qualità. Comunque, come ripeto, domenica ci sarà Scinto in Ammiraglia, ci sarà probabilmente Parsani, ma sono tecnici che conoscono bene le difficoltà tecniche di questa manifestazione. Quindi, e poi ci vogliono i corridori che arrivano a questo appuntamento in grande condizione. Speriamo che questa squadra sappia fare bene come magari lo ha fatto negli ultimi due anni. Speriamo, ce lo auguriamo davvero, soprattutto se, come diceva prima il nostro telespettatore, arrivasse un podio tutto abruzzese. Umberto, prima mi dicevi come Veloclub Montesilvano, però non avete solo organizzato la gara di Garrufo, c'è anche un'altra che praticamente ha dominato Domenico Cerasi, ecco perché qui... ci sarà bisogno. Certo, ovviamente. Guardi, noi con Tiziano da tanti anni che stiamo insieme, da quando correvo in bicicletta fino adesso. Lui ha organizzato questa corsa di giovanissimo Montesilvano, io ho organizzato quelle dei dilettanti a Garrufo, ma noi non è che abbiamo organizzato solamente una corsa giovanissima under, noi abbiamo fatto 12 giri d'Abruzzo, fra i quali Open, abbiamo fatto la settimana tricolore, tutti gli anni organizziamo, anche adesso se c'è un periodo di crisi riusciamo a fare una bellissima gara ad Alba Adriatica, in località Casasanta, dall'amico di Pietro, che ogni anno cresce sempre di più, quello di Garrufo, e lui cura anche queste manifestazioni giovanissime. Anche adesso, se c'ha un figlio che è juniores, fa il direttore sportivo insieme a Fabrizio Orlando alla Vini Fantini, sì. Juniores. Tiziano, allora, parliamo un po' di questa manifestazione che c'è stata, che riguardava un po' la categoria giovanissimi, i più piccoli sostanzialmente. Ha visto gli amici della bici praticamente fare incetta di risultati. Vabbè, come diceva Umberto, abbiamo organizzato giri d'Abruzzo, quindi uno dice ci si può andare a spasso, invece no. È sempre un impegno, soprattutto anche perché sono piccoli e quindi le responsabilità sono maggiori. Responsabilità che alla fine vengono ripagati con il divertimento dei bambini, perché vederli in mezzo ai berilli, fare gli sprint è un qualcosa che affascina, perché non è il solito circuito, la solita gara che si fa normalmente, quindi la gente è anche incuriosita a vedere questi ragazzi. Naturalmente chi ha voluto questa gara è stato l'Associazione del Sacro Cuore della Colonnetta, in occasione delle feste della festa della Colonnetta, con il presidente Stefano D'Annibale e il vicepresidente Mirko Pangione. Abbiamo onorato il papà Gabriele, sì, che è scomparso qualche mese fa, e loro l'hanno fortemente voluto questa gara, perché prima, anni precedenti, si facevano con gli amatori, invece adesso facciamo qualcosa sui bambini, perché fare qualcosa sui bambini non è una spesa, è un investimento. E anche loro, come tante attività che si fanno sulla strada, anche loro sono degli artisti della strada. Sì. E quindi, e molte volte queste cose non vengono capite dalle istituzioni e si hanno anche difficoltà a prendere dei permessi, quando alla fine abbiamo visto che per 3 ore si sono impadroniti della strada e finita la corsa hanno continuato a giocare su un pezzo di strada 300 metri, proprio liberi, erano liberi, che non capita normalmente. E poi l'associazione alla fine ha fatto un'altra bella cosa, ha voluto donare 200 euro, questo era che donava ogni un euro per ogni partecipante, la gara ci sono stati 120 partenti, però alla fine ha detto guarda, diamo 200 euro alla ProRet Ricerca, quindi per una donazione per gli amici di Chiara La Padula. Andiamo. Tu volevi dire una cosa, prima quando ci hai detto del fatto dell'organizzazione, noi il nostro maestro, il signor Nino Bellogno, che innanzitutto ci ha portato in mezzo al ciclismo e poi ci ha dato
una lezione di organizzazione a tutti, penso, ovviamente gli abruzzesi che stanno qua e che ha continuato. Lui ci fa piacere che ancora organizzi. Segretario, questi giovani organizzatori come se la cavano? Io mi vanto il merito di aver portato Umberto e Giuseppe nel ciclismo. L'ho fatto da maestro come organizzatore, però a un certo punto il discepolo ha superato il maestro. Ha superato addirittura il maestro? Sì, sì. No, mai. No. Umberto Di Giuseppe dice di no. No, dice... solamente che io nell'organizzazione non c'ho tanti agganci politici, perché ho preso tante quelle fregature organizzate. La settimana tricolore, non parliamo solo del campionato italiano professionisti, la settimana tricolore che è stata una spesa e forse mi è rimasto qualche segno di un piccolo esaurimento per aver fatto quella manifestazione. E ovviamente tutti i politici, specialmente quelli di Montesilvano e Pescara, ovviamente non hanno mantenuto le parole. Noi abbiamo fatto il campionato italiano professionista la settimana tricolore senza una lira di questi due paesi grandi. Capito? Non è troppo buono, non può fare l'organizzatore Umberto Di Giuseppe. Non può fare, è troppo buono. Poi rischia quelle cose che diceva prima. Domenico, 109 punti a questo trofeo Pancione, la Sangro Bike 35 secondi. No, aspetta. Quante coccarde vuoi mettere su quella maglia che hai lì? Quante vittorie? Quando la squadra è grande di numero e ci si va per divertire, i risultati vengono da soli, ho sempre detto. No, i complimenti a tutti quelli che sono venuti, a tutte le società, soprattutto a chi ha organizzato, perché è riuscita a premiare tutti i bambini, che è la cosa che a noi interessa, e quello che andremo a fare noi il giorno 27. Giorno 27, in cui ci sarà il, e lo facciamo vedere, secondo trofeo Baby Città di Pescara, organizzata proprio da voi, eccola qui. In ricordo di Remo Daddario, gara mountain bike categoria giovanissimi da 7 a 12 anni, è il parco Agorà, sì, la location. Sì, vero? Poi abbiamo i bambini G0 come sempre, i bambini che vengono come l'anno scorso, dall'età da 2 anni fino a 5-6, anche non tesserati, che li facciamo giocare. Questa è... Iniziamo alle 4 di pomeriggio e fa parte di una combinata che abbiamo organizzato, il Giro dell'Adriatico. E la combinata, c'è una classifica che abbiamo, poi avremo il leader della classifica che andremo a dare, ogni categoria ne sono 12, maschile e femminile, verrà data la maglia. Bisogna sempre ringraziare il gruppo De Nadai che ha investito sui bambini, come dice Tiziano Onesti, che non è un investimento, è il futuro. E comunque ci sarà grande divertimento, perché le grandi mangiate, come tu sai, finita la manifestazione in quel parco, merita la location. Merita, e speriamo che tutto vada bene, è già tutto pronto, abbiamo preparato 250 coppe per tutti i bambini, 250 gadget e zainetti pieni di tutto e di più. Più di così penso che non potevamo fare, poi ne parliamo quando ci rivediamo qua il giorno, la settimana dopo, il giovedì prossimo, di come sarà andata e via dicendo. Abolite gli arrosticini. No, sono 2000 arrosticini già in cantiere, Non lo diciamo, perché poi magari vengono. Stasera si chiudevano le iscrizioni, abbiamo ben 185 iscritti tesserati, i promozionali ne sono 35, arriviamo a 200 e passa, più un 60 bambini G0. E arriviamo a 250 bambini per un migliaio di persone presenti al Parco Agorà, come l'anno scorso abbiamo bloccato l'asse attrezzato. Quest'anno ci impegniamo con le segnaletiche per far parcheggiare tutti dove devono parcheggiare e speriamo tutto bene. Poi si fa di sabato, quindi non perdete nemmeno il Matteotti il giorno dopo. Bravissimo, noi l'abbiamo fatta apposta di sabato con la speranza che ci venga a trovare Paolo Bettini, come speriamo, è sempre un personaggio, avvicinare qualche professionista ci verrà a trovare, come già sappiamo, già abbiamo invitato. Ho provato oggi a contattare Paolo Bettini, perché anni fa è stato in mezzo ai ragazzi, che lui sta sempre vicino ai ragazzi. Lui nel suo paese c'è una squadra che noi ci incontriamo e mi dicono tutti quanti che Paolo Bettini già da anni fa, ancora quando correva, era sempre presente in mezzo ai bambini e organizzava manifestazioni per bambini, che è una cosa bellissima. Poi speriamo, abbiamo invitato anche, ci sarà Danilo che sta sempre con noi, Danilo Di Luca, che ci fa piacere, facciamo fare una sgambata in mezzo ai ragazzi. È sempre un grande personaggio che noi gli vogliamo bene tutti quanti, ma a prescindere dalle situazioni, che poi vivrà vedrà, si dice, no? Visto che qua ricacciano pure quelli di 20 anni. Esatto. Leggiamo, siamo davvero in chiusura, però siccome ci avete scritto, allora leggiamo quello che ci avete scritto, perché vogliamo leggerli davvero tutti. Avete letto male, ho detto che si fanno tutti i campionati nazionali
e non italiani lo stesso giorno, quindi tutte le nazioni compreso l'Italia, esatto. Va bene, ce ne sono altri? Un saluto a Onesti e Cerasi, sabato sarà una bellissima giornata da Gaia Realini che è una tua... Sì, no. Una della... Ma le ragazze anche stasera stanno correndo a Corridogna, anche gli esordienti, gli abruzzesi, c'è una notturna a Corridogna, ma non so i risultati, però speriamo bene. Immagino che tu già freni. Io sì, mo, appena mi metta il telefono, no, so che la Pompei è andata bene, mo gli facciamo un in bocca al lupo perché sono i campionati italiani su pista martedì prossimo. No, siamo abbastanza impegnati. Io volevo ringraziare anche Fabiano che mi ha dato una mano, che ha curato lui la gingana, se no altrimenti da solo... Non ce l'avresti fatto. Non è facile. Ma come Fabiano devi ringraziare anche Pablo Logante, no? Sì, perché ha dato il permesso per venire. È Logante, Pablo che gestisce tutto. Federico, Radio Borsa, Giro d'Italia, Giro di Bologna. E Fabiano che è entrato insieme a Cerati con i giovani. Esatto. Se ci sono altri messaggi? No, a posto, li abbiamo letti tutti. Allora, siamo giunti davvero alla fine. Siamo riusciti stavolta davvero a chiudere in orario. Sono 30 secondi oltre. Ringrazio, come di consueto, Luciano Rabottini. Ciao Luciano, ci vediamo giovedì prossimo. Un applauso. Perché non ha fatto chiudere il Matteotti. E buon Matteotti a tutti. Buon Matteotti che auguriamo a Domenico Cerasi. Ciao Domenico, a sabato, in bocca al lupo. Sabato, la mattina alle 8 siamo al Campo Agora, chi vuole venire? Sì, sabato secondo trofeo città, trofeo baby città di Pescara, poi domenica per la mountain bike a Rivisondoli, prima marathon di Rivisondoli e per gli esordenti primo e secondo anno a Castelfrentano, trofeo di città di Castelfrentano. Questo domenica in cui ci sarà il 67esimo trofeo Matteotti, allora l'imbocca al lupo più grande di stasera lo facciamo a Nino Bellonio. Ciao. E che sia una bella corsa, magari con un abruzzese. Vi aspettiamo. Noi ci saremo. Un saluto ad Umberto Di Giuseppe, grazie per essere stato in nostra compagnia. Grazie anche a Tiziano Onesti, grazie. Ciao, buonasera. Noi ci vediamo giovedì prossimo alle 21 con Velò in diretta su TV6 per la puntata numero 24 in cui parleremo soprattutto di trofeo Matteotti. Buonanotte.